Salve a tutti i miei utenti ed eccoci a questo nuovo episodio delle vostre classi di prestigio. Oggi porto una classe di prestigio del manuale del Dungeon Master, che diciamo è alla vista di tutti, ma che credo che pochi di voi l'abbiano provata. Farò di più in questa classe, non la descriverò come sempre, la prenderò per ciò che è rolisticamente e perché questa classe, a mio parere, merita veramente tanto. La prendo dal Dungeon Master e sto parlando del Cavaliere Mistico. Questa volta non farò vedere statistiche, non parlerò molto di ciò che prende. Spiegherò cos'è. Il Cavaliere Mistico è l'unione fra l'arte marziale e la magia arcana, il combattimento e l'uso degli incantesimi. Una classe che, diciamo, incorpora tanti, ma dico tanti, personaggi della cultura fantasy classica, cioè quei combattenti che usano spada e magia. Nell'antico fantasy, anche nel di quello base, erano gli elfi che erano i combattenti di spada e utilizzatori di incantesimi e univano i due aspetti. Ok, adesso qui, ovviamente nell'evolutissima 3.5, ci sono tantissime classi. E questo Cavaliere Mistico spicca tra le altre classi di prestigio perché? Perché è una classe che ha 10 livelli, ripeto, 10 livelli sono tanti, ma non prende assolutamente nulla. Prende solo l'aumento delle capacità magiche e il tiro per colpire del combattente. Ripartite in modo bilanciato. Questo è stato, secondo me, il colpo di genio. Questi 10 livelli. Ogni livello si prende l'attacco base massimo. E ogni livello un punto in più di avanzamento di incantatore. L'unica pecca è che al primo livello lui non prende l'avanzamento di incantatore, ma un talento bonus come un guerriero. Quindi si perde, se si era maghi puri, un livello, tra virgolette, di lancio per acquisire l'attacco base del guerriero e un talento bonus. Cioè, capite che questo connubio, su alcune, diciamo, tipi di giocatori, su alcuni tipi di personaggi, funziona molto bene. Ma invece che fare il Cavaliere Mistico, si fanno, tra virgolette, delle cose miste, multiclassi extra, diciamo, più di una multiclasse, o qualche CDP simile, ma che si specializza in alcune cose. Il Cavaliere Mistico è completamente libero. Ti aumenta la magia, ti aumenta la capacità marziale, rendendoti né un guerriero né un mago, ma l'unione perfetta fra i due perché non hai restrizioni, sei libero di essere quello che vuoi. Puoi essere un combattente illusionista che ha i suoi incantesimi di illusioni per creare illusioni, per invisibilizzarsi, attaccare, o lanci una palla di fuoco, poi carichi la spada. Puoi fare qualsiasi cosa liberamente, evocatore che combatte in mischia con le sue bestie. L'unica pecca è che i suoi punti ferita sono la via di mezzo fra il mago e il guerriero, quindi è il D6, non è il D4 né il D10, ne avrà meno. Ma avere in quei 10 livelli attacco base pieno e la capacità di lancio quasi al massimo è qualcosa che apre molte, ma molte porte. Realisticamente è il tipico personaggio che non si sente né adatto tra i guerrieri né adatto tra i maghi. Passa dall'uno all'altro facilmente perché conosce sia gli uni che gli altri. È molto molto variabile, molto versatile. Perché il fatto di avere un attacco base pieno non significa che sia solo bravo con un'arma. È bravo con tutte. È bravo anche in lotta, allora, mettiamo. È bravo anche in alcune prove basate sull'attacco base. Perché lui ce l'ha. E ce n'è anche parecchio, non ce l'avrà il massimo come il guerriero puro, ma ce l'ha meglio di un ladro, di un chierico, senza potenziamenti. Quindi ecco che le sue opzioni sono tanto varie. Posso portare esempi che, essendo un incantatore combattente, gli incantesimi, ovviamente, di alto livello che potenziano molti maghi nel combattimento, su di lui diventano palesemente devastanti. Devastanti perché lui già è di per sé un combattente. Ci sono veramente tante, ma tante variabili per questa classe che non sto a elencarle tutte. Questo infatti sarà un video molto breve sulle vostre classi di prestigio perché lascio a voi, Cavaliere Mistico, e a voi qui sotto nei commenti degli esempi di come l'avete sfruttato, di come può essere sfruttato una CDP che semplicemente in 10 livelli ti dà la libertà di prendere ciò che vuoi e di rendere il tuo personaggio totalmente libero, perdendo forse un po' di efficacia, ma è il tuo personaggio, ci prendi ciò che vuoi.
Questo è, secondo me, il Cavaliere Mistico, un libro bianco su cui scrivere come essere un personaggio sia marziale che arcano. Un libro bianco su cui ogni giocatore crea un Cavaliere Mistico. Non ci saranno Cavalieri Mistici simili, secondo me, perché è talmente vario da fare che io mi vengono in mente tantissime scelte di incantesimi, di armi con cui unire queste capacità, o in mischia o di stanza. Quindi lasciatemi nel commento una vostra opinione su questa classe, su come l'avete utilizzata, se vi piace, non vi piace, condividetela, fatemi sapere, insomma, ditemi la vostra, come sempre. Vi ringrazio, il mi piace, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!